il signor Pino Costantino, vice sindaco di Cecina. Buongiorno. Vice sindaco, che ne pensa del marchio di qualità che la Camera di Commercio darà a tutte le agenzie immobiliari che hanno firmato il protocollo d'intesa contro l'abusivismo? È sicuramente molto importante, perché chi oggi come oggi acquista una casa ha bisogno di avere persone professionali che lo accompagnano in questo percorso e che riescono in qualche modo a indicare la strada giusta per poter acquistare in sicurezza. Come vede un tavolo di lavoro tra amministrazione comunale ed agenzie per il miglioramento dei servizi turistici e intermediazioni? Ma la vedo molto positivamente, perché come amministrazione abbiamo la necessità, in particolar modo nel settore del turismo, di sviluppare tutte le tematiche, tutti i settori che riguardano il turismo. Gli affitti brevi degli appartamenti è sicuramente un settore importante dell'economia, che ha, diciamo, un valore intorno al 30% del turismo nella nostra località, quindi questo ci offre una possibilità di sviluppo molto importante. La collaborazione con le agenzie su questo può dare dei risultati positivi all'economia della città. Grazie mille, vice sindaco. Presidente, prosegue il progetto del protocollo d'intesa sulla lotta agli abusivi e del marchio di qualità? Sì, purtroppo non ero presente a Livorno a quella che è stata la firma ufficiale, però ovviamente qui ora c'è da portare avanti quello che sono le idee contenute in questo protocollo. Legalità e trasparenza, dicevo prima a chi mi chiedeva il nostro obiettivo, questo è un obiettivo importante che secondo me devono avere tutti i nostri associati, che sono ovviamente parte della federazione su Livorno, siamo parecchi, più di 100, e volevamo dare un segnale forte a chi viene a comprare casa o affittare casa sui territori come a Cecina. Qui siamo a Cecina Mare oggi, e secondo me è importante dare questo segnale di trasparenza e legalità, che ogni cliente che si appresta a comprare o affittare casa sul nostro territorio, dove un agente immobiliare offre professionalità ed è stato ovviamente preventivamente controllato dalla Camera di Commercio e dal Comune di appartenenza. Grazie mille, Presidente.